Un cordiale saluto di bentrovati e benvenuti ai telespettatori di Rete 8. Questo è il consueto appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento Il Fatto, appuntamento quotidiano che oggi ci porta a parlare di musica e noi lo facciamo con degli ospiti davvero speciali. Vado subito a presentarvi, sono infatti Riccardo Di Virgilio Mambella. Eccolo qui, lo vediamo inquadrato dalla nostra regia con Francesco Specchiulli e poi accanto a lui Francesco Giammarino, altro personaggio, insomma, che tra poco vi sveleremo, che intanto è impegnato in operazioni Rasatura. di rasatura. Sì, lo diciamo. Allora, intanto abbiamo detto chi siete. Diciamo che fate parte di un complesso, di un gruppo musicale. Mal Mal complesso. complesso, è un mal complesso quello che andremo a presentarvi oggi ed è il mal complesso dei Vendrame. Allora, due dei mal di questo mal complesso siete voi, Noi. voce e sax, sassofonista, quindi Sax, sax. Moog e Cori, diciamo. Di tutto, insomma, e in questo caso anche barbiere, fai da Sì, ma te. questa è un'opera concettuale, poi ve la spiegheremo Poi ci nell'arco. spiegherai Non tutto, potevamo dire esatto, Moog, che è la Francesco. marca, synth, Ok, sintetizzatore. va bene. Mancano altri personaggi di questo mal Quattro. complesso. Chi manca dei Vendrame? Mancano tutti quelli che poi servono per completare il nostro mal complesso, che sono, li devo elencare i Sì, nomi, prego, sono presentatevi. pregiudicati. Sono Fazza alla batteria, Di Cesare alla chitarra, il maestro Lino Perdò alla tastiera che si è spezzato il tendine d'Achille e starà sul divano a guardare qualche programma poco Però utile. di le cose Magari come guarderà stanno. anche Ecco, noi, eh? magari Ecco, guarderà anche noi. preso questo. E poi il maestro Vampia al basso. Voi siete i Vendrame, Noi siamo i giunti da Vendrame. dove? Da dove arrivate? Da Noi veniamo da Plutone, Plutone. leggo. Da Plutone. E che ci fate sulla Terra? Allora, Plutone, come lei saprà di Giorgio, là di Giorgio, è un pianeta Anche un Anna po' l'ha noioso, detto. neanche Anna, Anna, sì. le do del voi. È un pianeta un po' noioso perché non siamo neanche riconosciuti come pianeta, pianeta nano, i giorni durano 6 giorni, un anno 248 anni i vostri terrestri, non sapevamo che fare. Ci siamo incamminati, il primo paese che ci ha dato, insomma, che aveva qualcosa di interessante era il vostro, grazie alla femminella ci siamo fermati sulla Terra. Cadendo appunto su una casa che poi è diventata quella del nostro manager, il dottor Dicci, che saluto, di Clemente, ci è stata fatta ascoltare una cassetta di un vostro artista del momento, Little Tony, e quindi ci siamo voluti buttare in questa cosa piacevole che è la musica per raccontare il vostro quotidiano, quindi i nostri brani sono tutti un excursus Che come del dice questa vostro. frase, non è il nostro quotidiano, È il o vostro. almeno Non è il vostro. stiamo Intanto cercando di apprenderlo. il quotidiano di Francesco è insomma abbastanza impegnativo, È un rito attenzione. teologico. Ah, Sì. Io si sta non preparando, mi quindi sto tra radendo in poco ci questo dirà qualcosa caso. di Sì. più importante. Certo. Allora, mentre continui a raderti, insomma, io volevo dire che questo l'atteggiamento è L'ho visto giornalistico, no? in un vostro quadrato con le immagini. La televisione ci mette così. Allora, lo devo fare anch'io? Va bene così. Alla Mettilo Gruber, così, alla sì. Gruber dovrei essere un po' Un più po' di tre. storta. Comunque, per riprendere un po' di serietà in questa intervista, diciamo che voi venite fuori, diciamo, da questa idea, oltre che insomma essere venuti da Plutone, venite fuori come mal complesso nel 2014. Quindi siete a tutti gli effetti un mal complesso musicale. Che musica proponete? Da dove arriva questo vostro nome anche? Perché c'è un'origine, no? Ma intanto arriva, beh, già te l'ho detto, da Little Tony. Sì, da lì. In realtà il nome viene da un calciatore degli anni 60 che è tuttora in vita, ma non lo sa e noi glielo diciamo. Forse più 70, no? 60-70. 60-70, che è Ezio Vendrame. Ezio, ciao, probabilmente ci denuncerà, puntiamo anche alla querela, che era uno dei talenti inespressi, il George Best italiano soprannominato, degli anni 60-70, oltre ad essere un giocatore anche amico di molti autori dell'epoca come Piero Ciampi, ma abbiamo preso lui come esempio di tutto ciò che è inespresso, di talento inespresso e magari sopravvalutato o sottovalutato. Quindi noi siamo tutto ciò che è galvanizzato e degalvanizzato dalla società. Esatto, poi nel nostro caso lui ha parlato del concetto di talento inespresso. Noi di inespresso abbiamo tanto, di talento direi
Niente, poco, niente. Abbiamo direttamente, annulliamo tutto. Non ne abbiamo il fabbisogno. Ma siete tutti abruzzesi, ovviamente, di Plutone? E di parentela, io sono abruzzesi di Plutone, poi siamo caduti qui e quindi siamo affezionati a questa terra. Partiremo da qui per divulgare il nostro malcomplesso, anche se vedete sul canale, il nostro malcanale, Malofficial Channel, abbiamo prima di arrivare sulla Terra, come hai detto tu, nel 2014, precisamente il 24 dicembre alle 00, abbiamo lanciato dei segnali che sono i tre malcomplessi alla Terra che troverete e si basano proprio su dei concetti del vostro sociale. La notte di Natale è venuta fuori questa cosa. Quindi... Mi hanno detto che è la notte di Natale. È la notte di Natale. Del vostro Natale. Noi eravamo impegnati in cose abbastanza importanti, insomma Natale si... Che si festeggia, fa? Si mangia, ci si mette un attimo a ragionare su cose un po' più importanti, magari anche da un punto di vista teologico. Sì, infatti come non ci ha cacato nessuno, posso e voi, dire. E voi avete fatto questa cosa, forse avete sbagliato il momento. Noi viviamo nell'errore. Comunque, vabbè, l'errore si può sempre correggere in ogni caso, no? Questo va detto. Dall'errore. Dipende dall'errore, vabbè, diciamo che vi diamo la possibilità di correggerlo e la possibilità ce l'avrete anche nel momento in cui il 13 marzo ci sarà la possibilità di correggervi davanti al pubblico delle persone che verranno ad ascoltarvi dove? Perché c'è un concerto o un malconcerto, a questo punto mettiamo tutto in negativo, decliniamo tutto al negativo, no? No, il male è positivo, diciamo, è un bilanciamento no, del vostro quotidiano. Esatto, soprattutto a livello archetipico, nonché teologico e atavico, perché diciamo il male è l'altra faccia della medaglia del bene, i due archetipi, no? L'avevo detto male in un'altra maniera, però era quello che volevo. Mi posso mettere dopo barba o faccio? A breve. Fai, prego, tanto. Quindi, come se fossi a casa tua. Siamo stati incanalati e presi, come dicevo appunto, da colui a cui abbiamo distrutto la casa cadendo dal nostro disco volante, che è il nostro manager DC, portati da Data Live, che è l'agenzia che ha preferito perdere credibilità curando noi. Esordiremo proprio al Cube Club di Pescara, che da un po' di tempo inizia a fare dei live inediti e noi non sappiamo bene neanche cos'è la musica, ma esordiremo lì questo venerdì. Quindi che il malcomplesso abbia inizio, dunque. Il malcomplesso abbia inizio, umani. Ma per far cominciare questo malcomplesso si possono comunque acquistare dei biglietti, immagino, dove si possono trovare. Beh, direttamente, diciamo, quella non proprio sera. Perché no. Noi rasentiamo la legalità, posso dirlo? Sì. Con orgoglio. No, scherzi a parte, si può acquistare un diritto d'ingresso, acquistare, si può richiedere. Se no andate lì davanti, fate una fila, saranno se no 12-15 mila persone. Entrate e vedrete che cosa significa perdere la decenza. Quindi, insomma, i telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento sono avvisati. Il rischio è proprio questo: perdere la decenza andando ad ascoltare il malcomplesso dei Vendrame. Insomma, le premesse sono un po'. Fanno un po' paura. Ci si diverte sempre. Però vogliamo anche ascoltare un po' delle vostre sonorità, perché da Plutone avete portato la vostra musica, potremmo anche ascoltarla insieme con Francesco Specchiuli, che ci manda direttamente in onda il video. Poi magari ci spiegate qualcosa in più di questa malsonorità. Assolutamente sì. Thank you.
Allora, rientriamo un attimo in studio, lo chiedo a Francesco Specchioli, al quale magari chiedo anche di lasciare in onda con questo sottofondo musicale, appunto, di questo Live at Cappelle sul Tavo, perché lì è stato realizzato questo insieme di brani, giusto? Racchiude un po' tutta la vostra sonorità. È un lungometraggio musicale di Malmusica, curato dalla Zero Stile Factory, che è un'altra azienda straordinaria che ci ha voluto portare avanti. Infatti saluto, anche nel video si vedeva sia uno dei registi, Michael Twill, ma soprattutto un grandissimo artista, Paul Sabatini, sì, artista londinese che si è prestato a dormire, si chiama l'opera d'arte Dormo. E che sarà anche presente il 13 marzo con degli interventi video. Dormirà? Sarà proprio... Speriamo di no. Potrebbe, perché lui è un grandissimo scultore di scultori, delle sculture d'aria. Famoso perché sarà anche presente durante la serata, interverrà con dei video interattivi mentre noi diffonderemo il malcomplesso. Questo malcomplesso, allora, è stato realizzato intanto il video che stiamo vedendo proprio a Cappelle sul Tavo. Diciamo, ci potete dire qualcosa di più di questo lungometraggio musicale? Perché so che è stato realizzato un po' tutto in presa diretta in un ambiente che vediamo è immerso nella natura. Esatto. Ma in realtà è praticamente appoggiato al cartodromo. Infatti, abbiamo avuto un sacco di problemi. Infatti, voglio salutare anche il fonico Edoardo Marinelli, il nostro fonico umano, che ha dovuto fare un lavoro incredibile per togliere quei kart che ci correvano attorno. Tra l'altro, due atleti di go-kart sono stati molto gentilmente giustiziati in diretta per permettere le operazioni, appunto, di realizzazione di questo lungometraggio, che concettualmente è molto... bruttino. Sì. È molto bruttino. No, scherzi a parte, abbiamo registrato in presa diretta, quindi è tutto cantato in diretta. Pensate che non potevamo sbagliare, quindi ogni errore ci è costata una pena proprio corporale. Io avevo un cilicio. Ma poi avete realizzato anche qualcosa sul dopo registrazione, visto che ci sono state anche tutte queste pene corporali. Non ne avevamo voglia. Non ne avevate voglia, chiaramente. Soprattutto non era il caso ecco. Ma attualmente su cosa siete impegnati? Su quale fronte, insomma? Niente, di Malmusica? Non abbiamo pretese, proprio non vogliamo, vogliamo solo raccontare, anzi noi ci gioviamo del vostro quotidiano, vogliamo solo raccontarlo, e tutti i brani raccontano piccole storie di personaggi anomali che vivono il quotidiano in maniera differente. Diciamo in maniera molto... oserei dire indegna, no? Cerchiamo di un pochino di riprendere il discorso, di raccontare, sottolineare, mettere in risalto o ironizzare appunto sulle piccole grandi debolezze dell'essere umano, no? Quindi da lì traete ispirazione. Sì. Ci proviamo. Okay. Lei si sente debole in qualcosa di Giorgio? Le debolezze sono tante, ne ho tante anch'io, poi magari ve le posso raccontare, così trarrete ulteriore spunto, no? Per qualche altra produzione musicale. Un brano La di Giorgio. La di Giorgio. Sì, va bene, suona bene anche come titolo, Giacci le debolezze della La di Giorgio, La di Giorgio, La di Giorgio, La di Giorgio. Molto vasto, insomma, sarà sicuramente un'opera musicale molto importante. Sì, io l'aspetterò con ansia e poi magari ne riparleremo nuovamente. Sì, a livelli di quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Già di diritti, ho già capito. Sì. Hai capito, ecco. Allora, il 13 marzo, quindi al Cube Club di Pescara, ci saranno i Vendrame. Noi abbiamo soltanto due esponenti dei Vendrame in questo momento, gli altri, se vorrete, li potrete conoscere proprio il 13 marzo, ma ci saranno anche altre date, è vero? E abbiamo già un'altra che c'è stata piazzata sempre qui intorno a Montesilvano, in provincia di Pescara, al Jamming Club, il 24 di aprile, e poi probabilmente saremo ospiti al 1 maggio a Chieti. E poi cambierete anche pianeta, magari? Ci piace molto la femminella del vostro paese, da noi non c'è, e quindi penso che cercheremo di divulgare il malcomplesso mirato. Abbiamo deciso di risiedere in pianta stabile qui e di colonizzare appunto il vostro pianeta. Puzza parecchio il nostro pianeta, puzza, Plutone è più profumato. Non c'è niente, azoto e ghiaccio. Quindi. Però adesso sentiamo anche un buon profumo, visto che Francesco ho finito le mie operazioni di rasatura, che come stavo dicendo, io non mi stavo facendo la barba in realtà. Era una preghiera, perché io sono stato riconosciuto come percorso spirituale dalla nota rivista... Cavalli e Segugi, sì. In pratica qualsiasi gesto che io ho fatto come il semplice radermi è stato preso come fonte di ispirazione spirituale e teologica da tantissime persone, e ho già
8 adepti. Però... 8. Interessante, potrebbe crescere questo. Assolutamente numero. Sì. Intanto diciamo che al momento siete impegnati, abbiamo pochissimo tempo ancora per dire quest'ultima cosa, insomma siete impegnati in una campagna di... crowdfunding, io il mio inglese non l'ho ancora imparato, ho imparato solo la vostra lingua, che sarebbe che voi dovete cacciare dei soldi per noi, che poi la comunicazione è importante e quindi io ho distrutto questa dichiarazione. In realtà è una campagna di raccolta fondi che trovate su musicraiser.com, che è un sito che permette questa cosa. Per le tue cure psichiatriche, diciamo, in realtà. Per realizzazione... O per tornare su Plutone, per raccogliere i fondi per il primo videoclip, ma il videoclip deve andare girato professionalmente, che è utile insomma per questioni vostre commerciali, e soprattutto avrete delle ricompense, sono delle ricompense molto particolari a chi magari tu la di Giorgio dopo ci metti una 20 euro e vedrai che c'è una ricompensa particolare se raggiungiamo la cifra. Ecco, non devolveremo nulla in beneficenza, lo diciamo. Possiamo dire qualche ricompensa, ad esempio un'ora di lezione di sassofono base con me con relativa chiacchierata sul senso della vita. Sì, sì, okay. Vero, ecco. Vero. Io ho imparato un po' di anni fa a suonare l'ottavino, magari. L'ottavino? Se vi serve un quello piccolo, gruppo, diagonale. Noi facciamo i camafri alla banda di Pizzo Ferrato, ecco. Fortissimi. Io sono di Pizzo Ferrato, perfetto, esatto. Una delle bande più famose tra l'altro del sud Italia. E con questo salutiamo anche gli amici di Pizzo Ferrato. Ciao, io Pizzo invece Ferrato. Volevo salutare voi, chiaramente ringraziarvi di questa chiacchierata, di questo anche modo di aver fatto in maniera simpatica la vostra conoscenza. Loro sono Riccardo Di Virgilio Mambella, detto Porcardo, appunto voce dei Vendrame. E non ci chiediamo perché. Lasciamo stare. E Francesco Gianmarino, che si è fatto la barba, che ha pregato, o meglio, fatto questa sua preghiera davanti a noi, dottor Palmito, sax e sintetizzatori. Ok, l'ho detto bene. Intanto il 13 marzo al Cube Club di Pescara i Vendrame saranno appunto in concerto con il loro Malcomplesso. Per qualunque altra cosa, se avete altre curiosità, su internet si trova tutto. Sì, www.ivendrame.com, oppure mettete il, come si chiama? Like, mi piace. Il like su Facebook. Twitter, Google Facebook. Più, Vimeo, tutto abbiamo... Sì. Abbiamo colonizzato. E insomma ci siete perfettamente rintracciabili, insomma. E purché non ritorniate, non scappiate su Plutone. Quindi vi teniamo qui, vi teniamo ancora qui sulla Siamo Terra. Siamo vicini. Ok, grazie dunque ai Vendrame, grazie a Francesco Specchiulli in regia, grazie a voi telespettatori per la vostra attenzione. Il fatto termina qui, per tutti voi un buon proseguimento, arrivederci.